Viva, siamo al culmine di Super Classifica Show, al punto più bello. È partito lo stappo, è stappato solo, eccolo qui. Porta bene. Porta bene, tu portavi sorrisi e porti ancora meglio. Ciao Franco, ciao Angelo, scusate sulla sud, non c'è, poi ne parliamo, intanto brindiamo noi, che e chi non c'è si strozzi. È così, no? Dobbiamo brindare noi. Cavaliere, questa sei splendida cosa, no, lo versavo per te. E lui? No. Eccolo qui, evviva i ricchi e i poveri. Questa volta, per la prima volta nel mondo, signore e signori, i ricchi e i poveri a due. Perché Angelo è andato col cavallo. Ecco, Angelo, visto che avete letto la copertina, no? Una vittoria al galoppo, in realtà sarebbe stata al trotto, perché voi avete vinto. È vero, il cavallo da trotto. Da trotto. Che si chiama Exodus, bellissimo. È bellissimo. E infatti questa mattina abbiamo rischiato che non veniva nessuno qua da te, perché volevamo accompagnare tutti i cavalli. Sì, però c'è stato uno di voi, il meno furbo, che è Angelo, che ha preso sto cavallo al galoppo invece dal trotto, si è inciampato. Niente, si è inciampato, non è arrivato. Ai giovi. Ha fatto anche brutto tempo, voleva mettere le catene agli zoccoli, ma se è un po' così. Ha un cavallo che è in rodaggio, gli metti le catene. Se ti sente Grillo. Ha voluto accompagnare il cavallo da Sanremo a Milano. Sai che da Sanremo il cavallo doveva andare a Milano perché gli è piaciuto talmente tanto che aveva paura che, non so, avesse qualche problema. Allora voleva, non è che il cavallo ha detto se mi innamoro, cioè, sei innamorato magari di una mula, non so, a Savona. Non si sa mai. Non si sa mai. Ma io ho visto Franco che gli parlava nell'orecchio al cavallo, per me si è innamorato di me. Guarda, questa brambati qui, mentre voi fate, lei risponde ai baci, dice che per lei è un contatto con cui trasmettere affetto e amore a una persona. È vero. Dammi un bacio. Orca, in onda è corta. Cosa c'è di male? Come trasmette male? Niente, sarà per una nasata la prossima volta. Mentre è festa grande in casa di ricchi e poveri, anche se ne manca uno, pazienza. Senti, io ho poco fa, mezz'oretta fa, ho intervistato la ragazza giovane che ha vinto per le nuove proposte e mi ha detto che così doveva ringraziare molte persone. Voi dopo tutti questi anni ormai non ringraziate più nessuno, siete diventati freddi oppure... Guarda, no, devo dire... Sì, no, freddi no, in freddi senso di nargiare. Uno solo, non veniamo freddi. In senso poco affettuosi, no, ringraziate. No, 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 ringrazio tu. Dobbiamo ringraziare tutti quanti, tutti quelli che ci hanno votato. Un cincino a quelli che hanno votato, al tuo tip e a tutti gli altri. Tutte le persone che ci vogliono. Aspetta che non di più. Continua a versare qui tutto per terra. Ale. Ale, cin cin. A voi. Devi ringraziare gli autori, mi hai detto che ringraziare gli autori. Ecco, una cosa importantissima. Dato che il nostro è un lavoro d'equipe, è tutta una famiglia che lavora, non si dorme, non si mangia per realizzare un bel disco, ha fatto bene, mi sono buttata lo champagne in un occhio, aia. No, allora, fa bene, fa l'occhio. Io volevo ringraziare tanto Dario Farina, che è il nostro autore, della musica è sua, e Cristiano Minellono, che le parole ce le fa sempre lui. Se no sei senza parole. Dunque, tu che hai invece delle parole tue, a prescindere dai parolieri, ringrazia qualcuno, dai Franco. Anche tu so che hai un animo gentile, sei riconoscente. A chi sei riconoscente? Non dirmi come al solito di ringraziare i chirurghi, i nasali. No, no, perché non ho fatto ancora niente. Allora, io volevo ringraziare, sai che il successo è sempre fatto da un insieme di fattori, no? Anzitutto il disco, la canzone, l'interpretazione, quello che vuoi, ma c'è anche il look. Noi quest'anno per il look ci siamo appoggiati a tre nostri amici. Prima Regina Shaker. Regina Shaker, che vogliamo anche salutare. Ciao Regina, che ci ha vestito in maniera dico eccezionale. Poi Versace, che ci ha dato delle altre cose. E poi la Reporter. Sono sempre. Ormai ogni abito per ogni esigenza, giusto? Hanno fatto dei buoni monaci questi abiti, che a Sanremo ci sono comprati molto bene. È stato un piacere. Volevo ritornare su questo grande servizio sui baci, di cui una delle 28 protagoniste, prime donne, come si legge dentro Sorrisi, prime donne, è questa Angela Brambati, che dice che però lei gli amici non li bacia in bocca. No? Dipende come intendi, dipende che tipo di bacio. Amicizia. Scusa, io un amico, giustamente, io gli darei anche il bacino sulla bocca perché non vedo che c'è niente di male, però certo. In Italia il bacino sulla bocca, figurati. Senti, vieni. Viene frainteso. Tu invece i baci come li dai? Come gli spimesi? Bisogna vedere se riesco a darli, se no, ci arriva la bocca. Un po' di impegno. Io che... mio figlio gli do il bacino sulla bocca. Vabbè, io che sono tuo cugino. Te lo posso anche dare, stai lì, guarda. Se mi innamoro. Allora? Se mi innamoro. Voglio vedere se mi innamoro con due ricchi e poveri solo, ma noi ce la faremo con due ricchi e poveri solo. È una super classifica luci rosse sta qua.
questo inverno sotto zero, come un film in bianco e nero. Se mi innamoro, se mi innamoro, metto un maglione e vado fuori, col pennello e coi colori, e lo coloro, e poi ti porto dove vuoi tu, un po' più in alto, un po' più su, dove nessuno ci troverà, su nell'immensità. Se mi innamoro devo fare qualche cosa di speciale, pensando a te, pensando a te, aprire il cielo per scoprire dove il sole va a dormire, e darlo a te, e voglio dire a chi non lo sa, che so cos'è la felicità. Se mi dico che ti amo, ma se ci togliamo